Buongiorno ragazzi, oggi mi trovo al Festival dell'Oriente, alla Fiera di Roma ed è l'occasione ideale per fare una full immersion in tutto ciò che il mondo orientale suscita e nelle sue mille sfaccettature. Per esempio qui vediamo l'angolo riservato alla moda, con tutti questi abiti, vedete, di giapponese e cinese memoria, quindi sono all'ultima moda ma ovviamente richiamano i classici motivi orientali. E possiamo vedere che davvero c'è di tutto, ci sono spettacoli a getto continuo, ad esempio abbiamo assistito a un meraviglioso spettacolo di Tai Chi e anche Bhangra Dance, la nuova danza che arriva dall'India, davvero travolgente. Prego la regia di seguirmi alla scoperta anche di quello che questo festival dà anche come curiosità enogastronomiche. Vedete, ci sono tutti i classici frutti tropicali, la papaya, l'ananas, frutta secca, e anche da, come dire, assaggiare in tutte le sue manifestazioni, gli anacardi. E poi possiamo vedere anche l'angolo più sciamanico, quindi abbiamo i classici acchiappasogni di piume, ecco, quindi un grande mix di culture davvero, fino ad arrivare poi ovviamente al simbolo dell'Oriente che sono i tè, quindi gli angoli, come dire, riservati ai tè e alle tisane. Ecco, c'è moltissima gente, la nostra regia sta inquadrando, e anche poi artigianato locale da parte ovviamente di diversi paesi, quindi per esempio qui abbiamo tutte le classiche statue indiane che riproducono l'elefante beneaugurale e anche Krishna bambino e Ganesh il Buddha, quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Io vi invito a venire al Festival dell'Oriente, che è un festival itinerante in tutta Italia, e davvero un bellissimo momento per trovare anche spunti di serenità, di relax e, perché no, viaggiare attraverso le culture in un unico festival. A presto, continuate a seguirci e iscrivervi alla Web TV. Un grande saluto a tutti!